mezza di notte che oggi sareste arrivati così in tanti. Siamo arrivati! E siamo felici che siete qui! Adesso venga a sapere che Beppe Grillo non viene. Si è tradita una... A me mi paga sto cazzo, a te chi ti paga? Prendemi i cosi delle discoteche, volemi le casse... Che cazzo vuoi? Quando si organizza una manifestazione si porta un megafono, un microfono... Da, non hai capito che fanno che famo casino così è proprio a buffo? Gli stai andando in bocca, gli stai andando! E sti cazzi, vado a Berlusconi, ciao! Bella, stai bene! Ragionaci su internet! Non davanti a loro! No, fanno questo loro! Fanno questo! Se Grillo non c'è, da domani non esiste più! A voi vi sta bene tutto? Non ci venite in piazza? Va bene così? Solo esiste Grillo! Movimento siamo noi! Movimento siamo noi! Noi vogliamo andare sotto al Quirinale da Dusilio a Napolitano, potremmo farlo? Quello lo posso fare! Quello lo posso fare! E allora perché mi porti sotto al Colosseo a vedere i gladiatori? Calma! Che sono la senatrice Bocchi, questa manifestazione che purtroppo per dei motivi tecnici non è stata portata fino a fondo, vi chiediamo scusa immensamente. Grazie, no scusa, grazie a voi. Però visto che ieri è successa una cosa che è antidemocratica, perché tutto il popolo italiano, mi è sembrato di capire, voleva Rodotà, al PD faceva piacere Rodotà, e allora che cazzo stiamo a fare col Napolitano là? Per me oggi andare al Quirinale non ha senso, per me, perché oggi siamo una forza democratica all'interno del Parlamento e possiamo fare delle cose molto toste. In un giorno abbiamo fatto fuori Prodi, Abindi e Bersani. Vi porto solo un esempio. Io lavoro dentro un cantiere, muratore, penso l'ultimo muratore italiano che c'è stato, l'età mia, ok? Io do la disponibilità piena per un presidio fisico davanti Montecitorio, rinuncio alla giornata mia, perché ieri mi sono reso conto, che è gente pericolosa, pronta a tutto. Io sono sposato, no? Sono separato e c'ho un bambino, forse da aspettare, mi sono rotti i coglioni da litigare con l'ex mia moglie per mantenimento. Io aspetto tutti i giorni, non ci stanno soldi per casa, per mangiare non ci stanno soldi. I miei figli sono andati fuori perché hanno cercato lavoro. Io ho 50 anni, non posso lavorare perché non mi vogliono, perché sono vecchia. Ma io devo pure mangiare. E a me non mi prende nessuno. Che legge possiamo fare per... Come possiamo... Non solo, aiuta. Ascolta, io ho ragione per reddito, per carità, mi aiuterebbe un po'. Però... No, a me per personale. Però vuole lavorare pure. Anche noi che abbiamo 50 anni, ma ci abbiamo tanta forza di lavorare, non siamo vecchi dentro. Il reddito di cittadinanza esiste in tutta Europa, tranne in Italia e in Grecia. Il reddito di cittadinanza è un diritto di tutti, di ogni persona, perché è un reddito di dignità. Io ho una laurea, un master internazionale e non lavoro, cioè faccio ripetizioni. Allora io vorrei sapere una cosa: il reddito di cittadinanza quello è o non è? Io non vorrei tanto una carità, vorrei la possibilità di lavorare. Devono assumere i giovani, porca puttana! Ora non si è più il sindacato, ma guarda che il sindacato è stato quell'unico che in Italia ci ha salvato il culo. Ma il sindacato va gestito come il movimento, da lavoratori, autonomi, senza soldi. Ma no, distruggerlo, non sono d'accordo su questo. Che non lavora, se ne deve andare a casa, rimane una classe di privilegiati. E io sono un insegnante di scuola elementare, io che sto a precaria, che sto su un disabile dove non ho neanche la specializzazione, ma io c'ho tanto da fare però. 3 mesi a casa, 20 giorni a dicembre a casa, a Pasqua una settimana. Oh, ma di che? Ma di cosa si lamentano? L'odio tra categorie viene creato ad hoc per far sì che i colpevoli della crisi non siano mai visti come colpevoli, ma sino come i salvatori. Un negozio in un paese che sta morendo perché i negozi chiudono, la pressione fiscale è talmente alta che veramente è una lotta alla sopravvivenza adesso. Noi siamo 9 milioni di cittadini che volevamo un minimo di cambiamento. Se fossimo capaci di spiegarlo anche al popolo di Canale 5, perché voi l'avete tenuto fuori giustamente, non lo considerate, non vanno sulla rete, le mie zie non vanno sulla rete. Madre,
vanno sulla rete del Matarasso. Questa roba che vediamo oggi dimostra che tra qualche anno, ma probabilmente presto, guarderemo alla democrazia rappresentativa come oggi guardiamo alla monarchia assoluta.